Ok, buongiorno ragazzi, benvenuti in un altro tutorial, questa volta con uno dei grandissimi dei parrucchieri che hanno scelto questa specializzazione delle acconciature per i giorni speciali. Abbiamo con noi oggi Ciro Picella, che ti ringrazio che dai tu anche tu questo contributo per tenere compagnia ai nostri ragazzi a casa. Come stai, Ciro? Grazie a voi che mi date questa possibilità, secondo me è importante, no? Una bella visualizzazione come la vostra pagina è ambita un po' da tutti. Grazie. Vabbè, ti ringrazio, ma oggi sei tu che metterai un contenuto speciale per le persone che sono a casa. Intanto noi abbiamo messo tutto quello che serviva, perché in modo tale che potete, ragazzi, creare insieme a Ciro l'acconciatura che oggi vi presenterà. E a tal proposito me l'hai anche mandata, quindi mi hai detto che facciamo vedere questa qua, corretto? Sì, benissimo. Ok. Da considerare innanzitutto, saluto tutti quelli là che ci stanno guardando, noi ci Certo. siamo già salutati prima, quindi va bene così. Voglio fare una considerazione, questa chiaramente è un'acconciatura fatta su modella, pertanto sicuramente l'effetto sulla testina sarà tutt'altra cosa, nel senso buono, tutt'altra cosa perché gli schemi e la tecnica è la stessa, però No, ti beh, dico molto certo, noi onestà che lavorare sulle testine a me non piace molto, però in questi casi, in questa occasione, perché no? Era una piccola considerazione. No, vabbè, sono sicuro che ti daranno tutti i benefici, diciamo, delle problematiche che stai affrontando. Intanto sei in casa, non sei nel tuo salone, noi siamo anche noi a casa, collegamenti, telefono, quindi cerchiamo di fare il massimo e quindi ragazzi, perdonateci se la qualità non è perfetta come vorremmo o se Ciro non può, diciamo, adoperarsi come vorrebbe, però siamo qua. Dai, vai Ciro. Allora, raccontaci un po' di te intanto, prima una piccola prefazione su chi sei per i pochi che non ti conoscono. Beh, io sono Ciro Picella, tanti anni di esperienza alle spalle, molta gavetta, ho incominciato un po' da autodidatta tantissimi anni fa. Mi sono specializzato nell'acconciatura sempre tantissimi anni fa, perché ne ho tanti di anni, quando frequentavo Parigi, che era un po' la patria, no, delle acconciature. E mi ricordo di aver visto uno dei grandi maestri, secondo me, uno dei primi mondiali proprio maestri, che si chiamava Alexandre Delvary, famosissimo, bravissimo. Io mi incantai a guardare come muoveva le mani, era una cosa bellissima, splendida. Io intanto Da lì ti è metto in nato questo. sovraimpressione qualche tuo lavoro che è Sì. Da spettacolare. lì ho incominciato a specializzarmi sempre di più nelle acconciature, sempre utilizzando le varie tecniche, che non sono monotecnica, no? Mi piace spaziare in tutti i campi, mi piacciono le acconciature classiche, moderne, le trecce, i nodi, mi piace tutto, perché credo che un parrucchiere debba fare questo lavoro a 360 gradi, cioè nel senso che deve saper fare di tutto, anche se un poco di tutto, perché poi tanto un poco di tutto messi insieme si creano delle belle cose. Sì. Sei sempre in evoluzione. Intanto cominciamo a salutare Daniela. Tommaso Sole dice grande Ciro, probabilmente è una persona che ha frequentato i tuoi corsi. Lo saluto e ringrazio. Va bene, dai, allora, raccontaci oggi per cosa è adatta questo tipo di acconciatura, cosa vorresti fare, tutto per Sì, te. allora, premesso, io ho una lunghezza di 55-60 cm, abbastanza lunga, forse un po' più lunga di quello là che basterebbe per questa acconciatura. Quello che vi occorre in questo caso, di solito, spazzole, pettini, berrettini, un elastico. Con Sì, due parla ombretti. quando parli parla verso il microfono perché tu non sei microfonato, sennò si perde un po' la voce. Ragazzi, anche su questa cosa un pochettino di comprensione nei nostri riguardi. Ok. Ho bisogno di una molla, di un elastico con due mollette per tirare su una coda. Poi Ok. Quindi elastico ci sono con due mollette. forcine, mollette, un po' di crespo. Beh, pettini e compagnia belle, e una cinquantina di becche di cicogna. Quello non so se ce le avranno io a chi è riuscito a procurarsele in casa, se le aveva in casa o magari ha fatto un salto di nascosto in salone se era vicino a casa. Guarda, io ho scelto questa acconciatura anche in funzione del fatto che la gente non è provvista di molti attrezzi, no?
Quindi, infatti, in effetti non è che ce ne vogliono molti, ce ne vogliono pochi, però indispensabili sono sicuramente pettine, pettine, spazzole, lacca, Sì, infatti. specchi di foglia, mollette ferretti, però in linea di massima ne dovrebbe fare. Volevi infatti fare delle cose. Abbiamo anche un ospite. No, infatti, ragazzi, lui ci aveva chiesto appunto, facciamo delle cose particolari, infatti abbiamo discusso di fare qualcosa che potessero realizzare a casa perché probabilmente non hanno tutti gli attrezzi i ragazzi. Quindi abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore per loro. Una mia caratteristica dell'acconciare è quella soprattutto di fare delle cose dall'effetto complicato visivo, però semplice da realizzare, e questo credo che sia una grande dote. Questo mi succede perché durante i miei corsi, spesso quando vedono queste acconciature, dice chissà come l'avrà fatto, poi si rendono conto che da vicino è possibile farle un po' tutti, no? Sì, infatti intanto salutiamo, guarda, un sacco di messaggi, Carlo Matera, grande maestro, Leo Meri, buongiorno maestro, Paola Riolo, buongiorno, Carlo Prisma, Antonella Paoletto, Tommaso, insomma, un sacco di persone sono qua pronte con le mani in pasta, come si dice. Spero di offrirvi un bel tutorial oggi. Sì, Va ecco. bene, cominciamo? Vai, ecco, intanto una piccola cosa, ragazzi, nel caso dovete smettere di seguire, questo, diciamo, diretta diventa un vero e proprio post qui sulla pagina di Facebook e se volete comunque guardarlo con ancora più calma andando avanti e indietro, lo troverete anche sul nostro canale YouTube e tempo mezz'oretta da quando finisce sarà subito disponibile lì, come tutti i video che facciamo sempre. Tutta tua, vai Va bene. Ciro. Allora, comincio a fare delle sezioni. La prima è sul frontale. Prendo una parte di capelli, questa quantità. Ok, io cerco di aiutarti con lo zoom. Ecco, un'altra cosa che ci tenevo a dire, ragazzi, ho costretto Ciro a lavorare in una posizione innaturale per lui perché abbiamo dovuto alzare la pupette, il telefono in una certa posizione, quindi è un po', diciamo, sacrificato. Allora, riga di lato, una sorta di V qua, è la prima sezione, che sarà forse la seconda in tutto, perché non ce ne saranno altre, scusa. Come avete visto, quell'acconciatura lì, c'è un po' di volume sulla parte superiore, quindi io in questo caso comincio dalla parte superiore. E incomincio a fare un po' di cotonatura solo sulla radice, perché voglio un po' di volume, non voglio una testa molto piatta, ma deve essere una cosa molto leggera. Quando voglio creare del volume sulla parte superiore, vedete, spingo molto la ciocca in avanti e incomincio a pettinare solo sulla parte bassa, in modo da creare, vedete, si forma naturalmente del volume. Continuo, sempre su questa parte. Intanto salutiamo i vari, scrivono da Siracusa, buongiorno Katia. Ecco, scrivete un po' ragazzi dove ci state guardando, così vediamo un po' le città che sono interessate. Continuo sempre a cotonare. Questo lo farò solo sulla parte frontale. Altra considerazione che mi sono dimenticato di dirvi, per creare un po' di volume, perché poi in fondo io questa testina l'ho preparata, poi magari durante questo tutorial parleremo anche della preparazione, che è molto indispensabile per la buona riuscita dell'acconciatura. Io in questo caso ho lisciato i capelli, li ho lavati, lisciati, e poi ho lavorato col mini brise solo la radice. Cioè, praticamente dove sto facendo la contornatura è la parte dove c'è il mio frisè, perché questo mi aiuta a tenere i capelli sollevati. Ok, Ornella chiede, però qua, oddio, quanto testo, la mettiamo un po'.
Vediamo se ce la facciamo. Ok, è un po' grande. Comunque, una domanda molto banale. Forse l'acconciatura è adatta a tutti i colori dei capelli o soltanto a quelli chiari, che consentono di fatto una maggiore lettura finale? Perché ha paura che magari con quelli scuri si perderebbe un po' di definizione. Nel caso di capelli scuri, come facciamo a rendere il risultato più chiaro per quanto riguarda le linee? Non so Beh, se se ti è. avessi un risultato più chiaro, sicuramente avrei colorato. Però per evidenziare i rilievi, no, che creano delle acconciature, basta mettere dei punti luce. Però in questo caso, con questa acconciatura, siccome saranno delle ciocche molto larghe, quindi molto distanti l'una dall'altro, hanno una buona visibilità anche su capelli scuri. Certo, chiaramente i capelli chiari danno molto, molto più soddisfazione, diciamo, no? Però. Ok, intanto ti dico soltanto che ti leggo due messaggi, ciao da Pordenone, ciao da Palermo, buongiorno da Roma, da Savona, da Varese, da Cava dei Tirreni, da Napoli, da Pescara, da Cagliari, da Campobasso, buongiorno, buongiorno da Genova, Gorizia, ragazzi siete tantissimi, cioè il pubblico che ti meriti, Ciro, da Genova, dalla Calabria. Sono contento. Da Bergamo, wow, Bergamo è una città molto colpita da questa situazione. In bocca al lupo, ragazzi, come in bocca al lupo a tutti quanti. Anche da parte mia. Bene. E ho Benevento da Adesso Milano, come Milano che trasmettiamo anche noi. cominciamo a fare la parte della coda. Diciamo che la coda la posizionerò sulla parte sopra all'osso occipitale. Io intanto cerco di zoomare un po' ogni tanto. Vedete che pur tirando i capelli la parte superiore è sempre un po' più voluminosa, è quel tanto in più che voglio io per questa acconciatura. Come tempistica, quanto tempo pensi di dedicarci oggi? Io credo che 45 minuti sicuramente possiamo In farci, totale ce la facciamo, ok. considerando le volte che mi fermerò. Sì, insomma, ok. Sì. Quindi si può dire che una volta acquisita la tecnica, in 30 minuti è un'acconciatura che si fa, diciamo, in salone. Certo. Beh, partiamo dal presupposto che le acconciature si possono fare anche in 5 minuti, voglio dire. Basta fare una coda e compagnia bella e fare poche cose, però dipende molto da quello là che è il risultato finale. I tempi sono indispensabili. Allora, utilizzo, come dicevo prima, per chiudere questa elastico con due mollette che inserisco sopra, la faccio girare intorno. Ok, quindi un paio di giri, anche tre. Dipende dalla grandezza, dalla lunghezza dell'elastico e dalla massa dei capelli. Vorrei fare una considerazione per quanto riguarda la massa dei capelli. Quando abbiamo delle masse molto grosse e voglio un'acconciatura, una coda molto rigida, anziché usare l'elastico, io uso le fascette quelle là degli elettricisti, Ah, che hanno proprio. una tenuta molto, molto più forte, molto più rigida. L'unico problema è che lasciano un po' di spessore qua, che potrebbe dare eventualmente fastidio. Ok. Ok, sempre da capelli asciutti, appena lavati, cioè, capelli asciutti, ok, sì, ma scusami, sempre da capelli appena lavati oppure consigli magari lavarli un giorno prima? No, io credo che bisogna lavare i capelli e fare una preparazione adeguata al tipo di acconciatura che si deve fare. Non tutte le acconciature vanno fatte
stesse preparazioni. A seconda di uno che vuole fare, deve trovare una soluzione adatta per quel tipo di acconciatura. Io lavoro, per esempio, su molti modi di lavorare. Questo è quello là che mi serve la radice soltanto, il resto liscio. Però posso utilizzare anche la tecnica del minifreeze su tutta l'acconciatura. Questa va molto bene per quanto riguarda nodi, trecce, cioè quella là che hanno bisogno di un volume molto, molto sostanzioso. Se voglio una cosa di metà in metà, posso anche fare una sciocca frisée e una sciocca liscia, in modo che ho il 50% di lavoro. Dipende da quello che devi fare. Ok, però in questo caso qui cosa consigli? Fai lavare la modella o la cliente il giorno prima o il giorno stesso? Come ho già detto prima, io ieri sera ho lavato la testina. Io ho fatto questo mini frisé solo alle radici per tutta la testa. Perché Ok. il risultato deve essere quello là un po' più luminosa la radice e il resto, ma poca, poca roba. Allora mi sono già isolato la punta, vedete? Adesso comincio a mettere un po' di crespo, che è questo, che me lo giro. Okay, intanto salutiamo Rita Rizzo, sei sempre un grande, non potevo mancare alla tua diretta con una delle tue acconciature mozzafiato. Rita Izzo. Rita? Izzo. Izzo. Ah, beh. Allora, Ah, Rita. Dina Lazzari Ciao Rita. chiede, Sì, ciao. salve, si può vedere bene che pettine stai usando? Può sembrare banale, ma anche l'attrezzatura fa il maestro. È importante, dici questo? Sì. Ah, e allora, questo è un pettine che ha praticamente un doppio pettine, ce n'è uno piccolino stretto e uno largo al centro e due larghi ai Beh, lati. tienilo fermo. Questo serve soprattutto buono per la cotonatura, è ottimo per la cotonatura. Ok, perfetto, sì. Allora. Tanto vedo che ti è arrivata l'assistente. Sì. Vabbè, vedete le mani. Ok, qui in questa fase perché è un po' buio, cos'è che stai mettendo le mollette, i becchi d'oca? Sì. No, sto mettendo le mollette perché voglio che sia ben pronto. Così sono sicuro che avrà una resa giusta, no? Ok, intanto ragazzi, in quanti state provando a replicarla? Perché il problema secondo me era trovare la testina dove erano in casa. Magari chi lo sta facendo può postare la sua foto qua nei commenti, così la mettiamo online. Ok, volevo farti vedere la parte posteriore. Ok. Si vede abbastanza bene? Sì, aspetta che vado anche più vicino, aspetta che si è spostata, che si è mossa. Sì, no, muovi piano, se no, ecco. Sciolgo la coda. Che dividerò in 5 sezioni. Ok, Rita dice che è stata tua allieva nei corsi di Napoli. A Ah, sì, presto. mi ricordo benissimo. Mi ricordo benissimo. Intanto vedo che c'è un po' di gente che sta facendo, Raffaella Pirone dice che lo sta facendo, un nome particolare, Re Zearta, oddio, lo sta facendo, Patricia, Carlo Prisma la sta facendo senza Crespo, con sua figlia, alcuni, proprio in diretta. Quindi ragazzi, vogliamo le foto e dopo. Durante i tuoi corsi, quanti allievi accetti?
Beh, io ho parecchi assistenti, quindi in linea di massima, se lo faccio io con un assistente, una decina di persone va bene, però possono essere anche di più volendo. Quindi diciamo che ogni 15 si riesce a dare il giusto, la giusta attenzione. Ok, racconta, devi continuare a raccontare perché con l'online è un po' così, purtroppo. Infatti, io stavo dicendo, stavo facendo, come dicevo prima, 5 sezioni. Perché farò 5 trecce. No, ti dico così perché la gente man mano si collega di volta in volta e magari hanno perso, diciamo, la frase iniziale o la frase a metà. Quindi ti consiglio, anche se è un po' strano per te, perché diciamo la platea che c'è continua a collegarsi e devi essere un po' ridondante nelle cose. Va bene, allora, 5 sezioni abbiamo detto. Comincio con la prima, giù. Scusami un attimo, metti di qua. Allora, comincio dalla prima sezione. La cosa importante da fare in questo caso è cercare di appiattire la parte quanto più possibile. Quindi io faccio, inserisco un becco d'oca di questi qua grande, vedi, che mi appiattisce tutta la parte che io pettinerò sempre e dividerò in tre sezioni. Quindi uno, due e tre. Ok, prova a ruotare un pochettino così vedono meglio solo questa parte. Lo so che mi odi. Sì, Perfetto, figurati. ok. Scusa un attimo, devo fare una cosa. È uscito. Bene. E incomincio ad intrecciare. Non vado molto in profondità perché io questo intreccio praticamente alla fine utilizzerò la tecnica dell'intreccio, ma sarà tutta altra cosa, vedremo poco di intreccio, perché io man mano comincio ad aprire un po' lateralmente, vedete come faccio io? È come se volessi creare dei piccoli petali. Lascherò di volta in volta, modello. Ecco, il becco di cicogna, come dicevo prima, è indispensabile in questo caso. E in continuo, man mano che intreccio, faccio un intreccio, un'apertura. Una cosa da fare è quella là di non cercare di aprire quanto più possibile. Apriamo poco perché sennò abbiamo degli effetti molto, molto larghi. Caro Prisma dice: questa è la parte che mi riesce meglio perché quando apro la treccia mi viene sempre un disastro. No, non ho capito. Dice che Carlo Prisma da Ferrara dice che è la parte che gli riesce meglio aprire la treccia perché gli viene sempre complicato farlo. Che consiglio puoi dargli? Beh, la tecnica importante è questa, è quella là di lavorare soprattutto dei lati, no? Spizzicare la parte laterale pian pianino e tirarla verso su. C'è da fare una considerazione che se tu vuoi allargare il petalo lo prendi dal centro, se lo vuoi allungare lo prendi dal centro, se lo vuoi allargare dalla parte laterale posteriore, bassa, cioè scusa. La lacca ha un ruolo molto importante in questa cosa perché vedete, mi pulisce tutta la parte. Un'altra cosa che è importante è quella là di creare dei petali che siano sempre di numero pari. Quindi
perché devono essere poi incrociati, vedrete dopo man mano che lo faccio. Ok, finita la prima treccia. Adesso, per un fatto di comodità, continua a intrecciare senza sbagliare. Ok, Jennifer chiede come si chiama la pupette, dove l'ha acquistata, se ha i capelli naturali, sintetici, misto. No, questa è una pupette della Pivot Point. Di capelli sicuramente naturali, diciamo che quello là di meglio che c'è in commercio in questo periodo. Ok. Bene, allora, questa è la prima treccia. Io adesso che faccio? Tolgo il becco grande iniziale e incomincio togliendo queste due, le chiudo in questo modo, vedete perché le voglio chiuse, non le voglio aperte. Adesso cerco di vedere se riesco a farla vedere un po' meglio, forse aumentando la luce virtuale. Okay. Spero che si veda, ragazzi. Dovete avere un po' di comprensione, ci stiamo arrangiando senza luci in qualche modo. Ornella dice che c'è una pulizia nell'organizzazione e nella costruzione che fa pensare già a un'opera d'arte. Ah, beh, io su questo sono sempre molto critico anche con me stesso, no? Perché trovo che sia indispensabile. Durante i miei corsi, una cosa che dico sempre è meglio una concettura mal fatta, tra virgolette, piuttosto che vedere le mollette, i ferrettini fuori, che sono orribili. Carmine dice, chiede se alla fine della prima treccia l'hai bloccata con un elastico oppure l'hai lasciata senza. No, senza. Che tanto questo qua sarà tutto quanto sommerso dopo. Ok. Non mi interessa. Per quanto riguarda la lacca, può essere medio oppure consigli la forte come tipo di fissaggio, cioè come potere di fissaggio? Allora, in linea di massima le caratteristiche principali per la conciatura devono avere, devono essere che si asciugano presto e soprattutto che non attaccano le dita. Vedete, io questo lavoro che sto facendo adesso con le mani, se avessi una lacca che di quelle là forti che ti attaccano le dita, ogni tanto dovrei andarmi a lavare le mani, perché sennò i capelli si azzeccano alle dita. Pertanto è meglio avere una lacca giusta che, ripeto, ha un'importanza fondamentale. Vabbè, intanto sono contento perché dicono che si vede bene, meno male. Si vede, dicono che si Bene. vede bene, io sto cercando di Allora, aiutarti questa è adesso. la prima treccia che mettiamo da parte, che lasciamo da parte, e incominciamo con la seconda treccia. Dovremmo fare 5 in tutto. Pettino per bene anche questa. Tanto Maria Francesca Leone dice che devono assolutamente fare le giornate con te di formazione. Allora, come ho fatto prima, vedete, è importante il fatto di tenere i capelli abbastanza piatti. Quindi tre sezioni sempre. E fondamentalmente questa è una sciocchezza come concettura. L'importante è conoscere la tecnica. Quando si conosce la tecnica, uno può fare quello che vuole. Certo, facendo una diagnosi appropriata al lavoro che deve finire, ma è di vitale importanza la tecnica di base. Continuo sempre con la stessa tecnica. Infatti, questa poi alla fine, tra virgolette, risulterà come esecuzione un po' monotona, perché faccio per molto tempo sempre la stessa cosa. Però infine giustifica tutto. Beh, ma sai, la ripetizione dei gesti è anche un altro modo per imparare, quindi i ragazzi potranno a loro volta avere più manualità. Un saluto da Noto di Siracusa, intanto. Busico Alto, buongiorno Ciro, sempre grande, complimenti. Irene Conoscenti dice la stessa cosa, grande maestro, un saluto dalla Sicilia. Grazie, grazie, grazie a tutti.
Beh, la Sicilia è un posto dove vado molto spesso, ma no, proprio questo fine mese dovevo andarci per 4 volte, poi è successo questo, quindi. Massimiliano ti saluta da Siracusa, noto. Raffaella Veneruso, è un onore vedere in diretta Ciro Apicella. Ho fatto un corso di acconciature con lui, meraviglioso. Ciao Raffaella. Diciamo Bene, grazie. che due referenze vedo che ce le hai, ma proprio due. Allora, Carlo che chiede: perché hai tolto i becchi solo da un lato nella prima treccia? Man mano che andrò avanti farò sempre lo stesso. Li toglierò perché ho cambiato proprio, li ho fatti stringere tutti quanti, hai visto? Ok, Vito Lupo, le ciocche, quanti centimetri di spessore devono avere? Questo dipende dalla costruzione dell'acconciatura finale. Dipende, se la vuoi molto larga, fai delle ciocche più larghe, se la vuoi un poco più strette, le fai più piccole. Franco Spirito, dice che hai le mani come Maradona aveva i piedi. Wow! Non c'è un complimento più bello di questo, guarda, ti assicuro. Lavori incantevoli, soprattutto commerciabili e facili da preporre alle nostre future spose. Questo da Stefano, Air Salomo. Questo è quello che predico sempre. Secondo me non vale fare delle opere d'arte, che sì, è sicuramente un fatto ambito da tutti, direi, no? Però lascia il tempo che trova. Io quello che insegno nei miei corsi è soprattutto la facilità di esecuzione e soprattutto la facilità di proporre queste cose, perché la gente deve sentirsi un po' a suo agio. Quindi Raffaella, sempre. che mi piacerebbe fare un corso, ti consigliamo di andare sulla sua pagina e troverai varie indicazioni di tutto quanto. Oggi lui si è messo qua in vetrina per voi ragazzi in maniera totalmente gratuita, continuo a dirlo. Grazie Ciro che sei con noi proprio per dare questo servizio e intrattenerli in questa oretta che siamo con loro. Ma grazie, è un piacere, veramente un piacere. È un piacere soprattutto, tra l'altro, per passare anche un po' di tempo, visto questa noia che ci assale Allora, continuamente. È stata una manna dal cielo, guarda, ti assicuro. quando si esegue la seconda treccia, i petoli creati devono essere allineati a quelli della prima, così anche per le altre, chiede Ornella. Quando si esegue la No, seconda. più o meno devono essere della stessa misura. Ok, Giusefine dice: mi sono appena collegata, è un intreccio a tre ciocche. Sì. Sì. Tanto dovrei avere il risultato che andiamo a fare. Dov'è che è? Eccolo qua, ve lo metto qua ancora per un attimo. Questo sarà il risultato con tutti, diciamo, i benefici che sta lavorando in casa e non ha tutti gli attrezzi, è una pupette, eccetera, eccetera. Però questo è il risultato che andremo a fare. Che andrai a fare. Facci sapere quando vieni in Sicilia. Quando Buongiorno sei stato da Francavilla Fontana, sei un vero artista. Francavilla Fontana mi sembra Brindisi perché c'è una base missilistica dell'aeronautica, credo che io dovevo andarci una volta. insieme, dai. Eh sì, Tu grazie. commenti Eh tutto. sì, esatto. Sì, a tre ciocche, saluto da Chieti. Intanto, che spray usa? L'abbiamo già detto. Se vuoi dire anche la marca, vai tranquillo. No, questo credo che non sia giusto, no? No, Perché ma va altro. bene. Possiamo dirlo? Sì, vai, vai. È della Schwarzkopf. Ok, quindi Schwarzkopf, sappiate che vi stiamo facendo pubblicità gratis. Quindi, Extra forte. extra forte. Quindi, Schwarzkopf, extra forte. Ok, allora, seconda trincia, vedete, più o meno sono uguale. Adesso comincio un po' a mettere da parte. Organizzo in questo modo, uno, due, perché voglio avere uno spazio da lavorare per bene. Edilizia Lingria, un nome complesso, dice: grazie maestro, finalmente riesco a vederla all'opera e prima o poi riuscirò a partecipare a un suo corso. Bene, aspetta. Già sembrano delle orchidee i capelli.
Come? Sembrano delle orchidee nei capelli, dicono. Ah. Già a questo punto, io cerco di avvicinarvi, ragazzi. Buongiorno a tutti. Chiedono se in Abruzzo verrai, però vabbè, sulla sua pagina troverete tutti, diciamo, la lista dei corsi, anche se adesso è tutto ovviamente sospeso. In questo momento c'è una lista dei miei corsi, tutti quanti sospeso. Però chiaramente appena è possibile che si calma le cose, metterò un calendario più definito, chiaramente. Ok, intanto saluti da Sciacca, in Umbria quando vai, ragazzi, oggi ce l'abbiamo qua noi. Lo stiamo portando in tutte le case, non è come averlo chiaramente dal vivo, però dai, cerchiamo di farne. Beh, non credo che ci sia molta differenza. Beh, ci vorrebbero delle luci in più, la camera messa in un altro modo, anche noi ci stiamo arrangiando per fare qualcosa. Allora, Josephine, chiedo, quando i capelli sono particolarmente lisci e naturali, faccio fatica a creare dimensione e volumi. Oltre alla cotonatura, che cosa consigli? Come ho già detto prima, dipende da quello che si deve fare. In linea di massima, anche per un'acconciatura sciolta, dico, no? Si può usare una tecnica particolare per quanto riguarda i capelli fini e piccoli. Io, per esempio, se voglio fare un'acconciatura sciolta e ho dei capelli molto leggeri e fini, anche pochi, utilizzo la tecnica prima del mini frisé e poi dopo, sopra il mini frisé, uso il ferro della dimensione adatta all'acconciatura che devo fare. Questo serve per dare volume e ondulazione allo stesso tempo. Ok, Carlo prima dice, ma l'intreccio non era cinque ciocche? No, io da quello che ho capito, da quello che ho visto, è a tre ciocche, ma saranno cinque trecce, giusto? Cinque trecce e tre ciocche. Cinque trecce e tre ciocche. Buongiorno da Catania, intanto si taggano. Come vanno i lavori a casa, ragazzi? Ce la fate a stargli dietro? Tanto, guarda, mi metto qua che guardo dall'alto. Allora, Ciro, perdonami, ma sotto li fermi con gli elastici o vanno a vedere le fascette? Le lasciavi libere, no, mi sembra? Sì, le lascio libere perché, come dicevo già prima, verranno sommersi, quindi di conseguenza non c'è bisogno di mettere l'elastico. Metto stesso la molletta girata e quindi, per fermarlo, metto un becco d'oca, chiaramente. Ok, ti aspettano anche in Sicilia, in Puglia. In Puglia, bene. Rosaria Scarciglia. Angelo e Marina, ben rivisto Ciro. Elisa, fantastica acconciatura, mi sposerei solo per poterla indossare. Beh, un prezzo molto alto. Sposare. Rizè. Sotto è legata la treccia, no? Abbiamo già risposto. Metto un becco d'oca momentaneamente, giusto per non fare sciogliere le trecce, ma dopo non mi servirà. Lo toglierò e metterò una molletta perché le dovrò fermare sul posticcio. Chiaro? Sì, sì. Che vado. Saluti da Verbania. Mariana Pirrone, spero di avere l'onore di fare dei corsi con te e di uscire al più presto da questa situazione. Assolutamente, uscire al più presto e fare i corsi subito, i due step. Magari. Saluti dalle Marche. Ok, buongiorno da Brescia, complimenti maestro, Brescia è un'altra città messa a dura prova in questo periodo. Noi che siamo di Milano, che siamo qua in zona, si sentono continuamente le ambulanze che vanno e vengono purtroppo, però oggi siamo qua, dai, con te a ritagliarci questa ora di formazione e anche di rilassarci. Guai che stiamo passando un po' tutti, soprattutto i miei amici del nord, no? Sì, noi siamo proprio messi, vabbè. Ma non siamo noi. Noi siamo lucidi, solo questo possiamo dire. Ma siamo tutti, come si dice, sulla stessa barca, perché dai, l'Italia è una e quindi non c'è nord e sud. Ma certo, cavolo. Certo. Sono d'accordissimo. Ok, grande maestro, bel consiglio, quello dei capelli sottili. Un saluto da Bova Marina. Sui capelli sottili, consigli sempre il mini frisé per dare volume e consistenza? Donato. Non ho capito? Sui capelli sottili, se consigli sempre il mini frisé. Se vogliamo dei capelli un po'
più voluminosi sicuramente sì. Elena. Attenzione, perché certe volte i capelli fini sono anche utili per determinate acconciature, eh? Allora, Elena chiede le cinque sezioni per creare poi le trecce. Le hai prese verticalmente o orizzontalmente? Verticalmente, da coda in verticale, 5 sezioni. Quello che è molto importante è quello là di farli venire nella stessa dimensione, che sembra una cosa facilissima, ma io per esempio ho l'incubo sempre di aver preso più capelli da una parte piuttosto che dall'altra, però in linea di massima si compensa. Sì, poi ho gatto. Ok. Oggi per esempio sto vivendo un'esperienza un po' diversa dal solito, no? Sto facendo dei corsi di acconciature in pantofole. Non era mai successo, mai dire mai. Molto brava, complimenti. Ah, mi dicono che sono simpatico, grazie Maria, perché non mi conosci davvero. Grazie, no, davvero, grazie. Allora, quindi alla coda sono cinque trecce e tre ciocche. Sì, confermo, questo l'ho capito anche io. Cinque Cinque trecce a tre ciocche aperte. a tre ciocche aperte. Vi ricordo sempre il becco d'oca per appiattire la parte. Allora, buongiorno da Torino. Giovanni, se si mettesse il ring light, abbiamo provato da dietro, però il problema è che i telefoni hanno varie tipologie di contrasti e tutto, e abbiamo fatto delle prove in generale, questa era la migliore situazione in casa da Ciro, perché dalla parte di qua non avevamo lo spazio per metterlo. Ti assicuro, abbiamo provato di tutto. E questa è la situazione meno peggio, diciamola così perché non possiamo dire che sia la migliore, ma è la meno peggio, quindi soltanto un po' di comprensione, scusaci se non è perfetta la qualità del video. Perché quando abbiamo messo il LED dietro sparava tantissimo, non si vedeva più niente, il telefono veniva falsato dal fondo che era bianco. Abbiamo provato a mettere anche dei banner dietro, ma poi era peggio. Credimi, ieri abbiamo provato di tutto di più e alla fine siamo arrivati a questa conclusione. Allora, Marchese, complimenti maestro, le tue acconciature. Marchese Francesco, le tue acconciature sono delle opere d'arte disegnate con un pettine e non con i pennelli. Quindi, Grazie. Ornella, volendo, si può realizzare anche una coda posticcia ben fissata alla coda naturale più corta? Una coda posticcio ad una coda. Sì, certo, come no? Sì, certo. Cioè, parlo di un'estension, una coda, sì. Una coda, su capelli corti, per esempio, una conciatura del genere è possibile realizzare con una coda. Perché io dove ho tirato la coda, non faccio altro che aggiungere dei capelli e lavorare esattamente nello stesso modo di come sto lavorando i capelli suoi. Ok, allora, poi tantissimi complimenti, hai le mani d'oro, Roberta 28. Elena Campana ti ringrazia per la risposta. Un maestro può permettersi anche il pigiama. La prossima volta proveremo anche questa esperienza, dai. Allora, Angelo e Maria, per le tendenze acconciatura sposa, cosa proponi? Grazie mille da San Benedetto del Tronto. Ma, guarda, la sposa va curata in un certo modo. Non esiste una tendenza ben definita. Diciamo che in linea di massima la tendenza la dà lo stilista, perché è la prima cosa che noi dobbiamo guardare, l'abito è importantissimo. E in base a quell'abito si crea un'acconciatura che possa stare bene a quel tipo di abito, capelli, viso, tutto quanto messo insieme. Sempre una cosa coordinata un po' da tutti gli stilisti, no? Dal make-up allo stilista del vestito e compagnia bella. Quindi io dico che secondo me una tendenza sposa, tendenza acconciatura sposa non esiste. Ok, intanto In realtà, salutiamo. posso dire in linea di massima che quello che vogliono le spose sono sempre i semi raccolti. O gli chignon semplici, dipende poi. Io che ho fatto corso un po' dappertutto, faccio ancora un po' dappertutto per tutta Italia, vedo che c'è un gusto e una differenza tra il nord e il Sì. sud. Al sud piacciono le cose molto lavorate, mentre invece al nord piacciono le cose un po' poco più semplici.
Intanto salutiamo Sara che è dalla Sardegna, la prima che ci saluta dalla Sardegna, ma suppongo che ce ne siano molti altri. Vito Lupo, per forza il Crespo, e alternative se non abbiamo il Crespo? Ma anche un po' dovata in certi casi, Un po' di? però l'importante è che non sia sbriciolata. Un po' dovata con la Ah, garza, ok. attaccata, aggiustata, oppure così ci si possono fare anche da sé, voglio dire. Chi ha il negozio e taglia i capelli, no? Di volta in volta, ma vi dico una chicca, tutti i capelli che restano, che dovete buttare, anziché buttarli, prendete una retina trasparente, mettete tutti questi capelli dentro, cotonati, con molta lacca, l'avvolgete in questa retina. La chiudete con lacca e cotone e create il posticcio di misura a seconda della misura che volete. Non so se è chiaro. Okay. Ok, molto belle le trecce dal Molise, intanto Giovanni ti ringrazia, ti salutano da Orbassano, da Caserta. Abbiamo detto che sono di Napoli, sì. Si sente dall'accento, comunque eri lì in zona, Napoli Caserta, cosa sono? 30 km? 40? Mandaci le mozzarelle da Caserta a Milano che hanno un sapore diverso. Certo, ha Ci ragione, prendono in giro perché noi ma le io mettiamo. sarei il primo, visto che qui siamo proprio a dieta anche di mozzarella, perché non si può uscire. Ci prendono in giro perché noi di Milano le mettiamo in frigo le mozzarelle. E ho scoperto che è un Ah, sacrilegio, però le mozzarelle che compriamo qua non sono certo le vostre. allora, l'ultima ciocca. Allora, Giannetti, il video sarà cancellato subito. No, il video rimane scolpito nella pietra per sempre perché è un contributo che noi vi offriamo gratuitamente, soprattutto anche che Ciro ha dato il benestare perché sia pubblico. Lo trovi sia qua che sul nostro canale YouTube, così te lo puoi guardare. Tra l'altro ci sono anche delle app che te lo fanno scaricare, così non devi essere sempre collegata, basta che cerchi un po' in rete. Quindi totalmente gratuito e lo puoi guardare quante volte vuoi. Sì, so di questo fatto che c'è qualche gruppo che fa delle dirette, anche loro, soprattutto le acconciature, tá? Che compagnia bella, che loro lo tolgono, ma questo per volere degli slis che non Sì, vogliono che si vede più di tanto. però. Io non ho questi problemi, per me è sempre un modo per cercare di fare cose nuove, nel senso che se vedono questo, magari la prossima volta mi incontrano e vogliono vedere l'altro. Io sono costretto, tra virgolette, di inventarmi altre cose. Sì, no, vabbè, ma se Perfetto. pensate di imparare soltanto guardando un video, cioè è un po' come guardare la partita in televisione e imparare a giocare a calcio o da pallacanestro. Cioè, nel senso, Una bella ragazzi, differenza, andate ai sì. corsi e averlo lì davanti, proprio poter chiedere tutta una serie di cose è un'altra roba. Poi è chiaro, in questo momento l'online può dare uno spunto, può essere una via per appassionarsi, vedere un po' e poi approfondire le cose nel corso, diciamo, vero e proprio. Poi c'è sempre da imparare. Secondo me, anche se magari non può essere interessante un tipo di acconciatura, ma certe volte anche rubarsi un dettaglio da inserire nel nostro bagaglio è sempre un fatto positivo. Io per esempio guardo tutto, tutto e di più, perché non ho di questi problemi. Cioè, secondo me uno deve continuamente vedere anche quello che fanno gli altri, ripeto, per Sì. arricchire il proprio bagaglio. È una cosa molto importante. Allora, vediamo un po'. Raffaella, wow, che messaggione. Aspetta che mi devo spostare le cose per leggerlo. Allora, io ci sto provando, anche se non ho la stessa massa, ma l'importante è capire la tecnica. Con le mani d'oro e le spiegazioni del maestro è impossibile non capire. Grazie, un diversivo che fa bene in questi giorni, non si finisce mai di imparare. Quindi hai preso lo spirito giusto, Raffaella. Complimenti. Sono d'accordo. Quello purtroppo vedi anche per quanto riguarda i corsi, spesso, no? Si fanno i corsi con le tastine, si presentano tre o quattro acconciature, tre o quattro acconciature con varie lunghezze, quindi con varie strutture, di conseguenza diventa anche difficile a chi deve seguire il corso a farlo ugualmente. Diciamo che in linea di massima la testina è uno strumento di addestramento, no? Lo si fa Esatto. perché si acquista manualità e compagnia bella. L'effetto finale bisogna guardarlo, però voglio dire, ma col beneficio dell'inventario non avremo mai una cosa perfetta di una persona con un'acconciatura su una testa normale. Questo è il mio parere. Ok, allora andiamo avanti. D'accordo, è d'accordo che
con l'abito imperiale è migliore l'acconciatura più semplice. Allora, maestro, è d'accordo che con l'abito imperiale è migliore l'acconciatura più semplice? Per me ci sta tutto, secondo me sì, sicuramente. Ecco, devi ruotarti un attimo perché sennò non riesco a compensare la luce col software, infatti vi spara. Ok, sì, e lo so che ti costringo a una posizione innaturale. Io sto lavorando veramente in una posizione strana. Allora, però... su una sposa con capelli neri, per risaltare meglio cosa consigli? Beh, innanzitutto non fare delle acconciature con molti dettagli perché tanto non si vedono. Cioè, nel senso, vuol dire tante pieghe e compagnia bella, per fare delle acconciature lisce. Uno chignon classico liscio, per esempio, va molto bene, perché i capelli sono compatti e si vede la forma, lo stile, la grazia dello chignon. Nello stesso tempo utilizzare dei punti luci che possano dare più risalto a questo chignon. Ok, Raffaella, ciao da Vico Equense. Dov'è Vico Equense, Raffaella? Non lo so. Come? Vicino Sorrento. Ah, ok, un altro posto fantastico. Lì è dove il posto dove hanno inventato la pizza a metro. Ah, ok. Buongiorno dalla Sicilia. Una chicca interessante per il Crespo. Ti saluto da Benevento. Benvenuto, a saluti da Ponza. Che bellissimo. Chiede Luca, il negozio al Vomero c'è sempre? E io non ne sono accorto. No. Ormai ho appeso le forbici al chiodo. Utilizzo solo il pettine per le acconciature. Mi occupo solo soltanto di corsi. Di formazione. Ok. Allora, grazie per il consiglio per i pisticci fatto con i capelli tagliati. Grazie del video. Grazie ancora a Ciro per questo. Ciao da Rossignano, a Livorno. Mia figlia di 10 anni è incantata, li sta seguendo step by step. Oh. Il futuro. Non vediamo l'ora di provarla, vero? Intanto si taggano. Buongiorno da Afragola, Afragola sempre Napoli, giusto? Sto facendo un po' la cultura di geografia. Allora, vero? Ho fatto con il maestro, mi ha trasmesso tanto, ho fatto il corso con te. Ah, bene. Queste sono le cose che fanno più piacere, nel senso che lasciare un segno, un buon ricordo, secondo me è molto gratificante per chi fa questo lavoro. Esatto. Chiedono ancora sui capelli scuri. Ho finito tutte le trecce, ora ve le faccio vedere. Vedete, due sono costate. Aspetta sopra. Che vado a prendere il software dello Zoom, ok, così ragazzi, ecco qua. Allora, questo e dovrei avere anche, aspetta, nell'altra inquadratura, che l'ho persa, che è questa, faccio vedere come dovrei il risultato finale, dove si trovo, eccolo qua. No, scusa, questo è un altro tuo lavoro, eccolo qua. Questo qua è dove dobbiamo arrivare come effetto con e questa qua è la fase in questo momento. Quindi, ricapitolando, sono 5 trecce fatte da 3 ciocche, il lavoro che sta facendo. Ciocche aperte in questo modo qua e poi chiuse al centro. Okay. Molto toccate. Infatti a me fa piacere parlare un po' di così si asciugano per bene e posso lavorarci meglio, però sono già pronte, posso andare avanti. Ok, io ti sto facendo perdere un sacco di tempo, però diciamo è un lavoro che di solito si fa in 30 minuti. Ma. Quindi la colpa è mia. Io mi potevo essere nervoso, invece vedo che non c'è. Bene, allora comincio dalla parte posteriore, sempre, alla mia sinistra, e incomincio a mettermi un ferrettino per cominciare a posizionarli nel modo che puoi posizionarli. Ok, chiedono un consiglio per quanto riguarda per mantenere durante l'esecuzione il lavoro più pulito possibile, senza che si sporchi, si increspi. Hai qualche trucco, qualche consiglio da dare? Allora, man mano che lavoriamo, come ho fatto io, per esempio, vedete questi paletti, io man mano lo pulisco, metto un po' di lacca. Aspetta che mi tolgo dalle balle.
pulisco e poi utilizzo il phon perché sto lavorando con una resa con una acconciatura liscia, il phon, così me li asciugo e nello stesso tempo vedete, posso chiudere tutti i capelli che vanno chiusi. Okay. Mi piace il tuo phon altamente professionale. Guarda qui come sporco, poi si fa tutto quello sopra, diventa più pulito. Si nota? Pronto? Allora, sì, Mi si senti? nota. Stavo guardando, dice che con questa acconciatura Grace Kelly e Elizabeth Taylor, se le vedessero il video, si mangerebbero le mani. Il grande, questo riferito ad Alexander de Paris. Oh. Grazie Grande maestro. Per le acconciature, le pulizie si eseguono più con il lucidante, è corretto? no, il lucidante dobbiamo partire dal fatto che serve per dare luce e nello stesso tempo per districare i capelli. Ma dipende, se lavori su un capello crespo va bene il lucidante perché ti dà la possibilità di muoverli te per bene, ma quando già c'hai un capello abbastanza liscio come questo, se metti un po' di lucidante sopra, corri il rischio che i capelli si impastano e non li lavori bene. Ok, grazie per la diretta. Ti aspettano anche a Venezia e devi portare le Va mozzarelle. bene, va bene. Grazie da Genova. Utilizzo anche delle mollette nere, perché tanto lo scopo è quello là principale, quello là di non farle vedere, per cui di qualunque colore esso siano, non mi interessa più di tanto. E la posiziono in questo modo qua. Aspetta che sei passato un po' davanti, non riesco più a vedere. Ecco, ok, perfetto. La posiziono da qui sotto. Ok? Vado con quell'altra. Bene. Okay. Ciao dalla Svizzera, ti vogliono anche lì. Angeloi dice che ha avuto il piacere di conoscerti, quindi sei una persona splendida, vabbè, ma si traspare già da come stai affrontando il momento e quello che stai regalando. Maria Rosa, brava, non cambierei mai un corso dal vivo con un videocorso. Deve servire solo come ripasso o per capire che cosa si può, c'è e che persone ci sono in giro che offrono i servizi. Sono completamente d'accordo. Beh, certo. Dove Saluti dal Trentino, buongiorno da Modena, ciao da Gioia del Colle. Gioia del Colle Bari. sì, lo so. Ok. Nadia non ti conosceva, ti fa piacere che sei qua con noi oggi. Non Chiara sapevo. Anna Esposito, meraviglia assoluta. Guarda e tagga una sua amica che si chiama Chiara, dici di guardarlo. Ciao da Michela, Sant'Agata dei Goti, Benevento, il top, dice. Ciao da Catanzaro, complimenti, bravo. Purtroppo a Sciacca le spose vogliono essere molto elaborate. Beh, purtroppo per fortuna, perché chiaramente poi la fiche sarà diversa, giusto, Ciro? Certo. Ma io, come dicevo prima all'inizio della trasmissione, un parrucchiere deve conoscere tutte le tecniche, quindi deve essere un parrucchiere a 360 gradi. Ben venga, voglio dire, perché no? Noi dobbiamo essere in grado di fare acconciature semplici, acconciature di tutto e di più. Sono d'accordo. Ok, Rossella E dice. poi il gusto è immenso, no? Di ognuno di noi. Rossella dice che nonostante io ti faccio perdere tempo e chiacchierare, lei è ancora indietro. Vabbè. Allora, Carlo, sempre Carlo Prisba, se si volesse modificare nel senso senza raccogliere le trecce, bisogna sigillare le trecce con l'elastico? Io credo che così hanno una buona tenuta, sono abbastanza consistenti l'uno con l'altro. Raccolti in che senso poi? Non capisco, No, scusami. dice, penso che lui diceva, ok, voglio cambiare in corso d'opera l'acconciatura, personalizzarmela io, consigli di fissare la treccia in fondo, perché magari si sciolgono. No, tu dici, non è. No, ma vedi, qua non si è sciolta praticamente. Io non ho fatto altro che prendere tutte le cose, che comunque la lunghezza in base al campo di lavoro che ho è molto più lunga. Pertanto mi restano parecchie lunghezze sotto, io non faccio altro che girarmi dal dito, ficcare una molletta dentro e inserirla nel posticcio. E quindi mi accorcio tutto e nello stesso tempo mi dà anche volume. Guarda. Sì, si vede.
nonostante la luce che è quella che è, si vede molto bene. Cioè, il Bene, risultato allora, mo rispetto. adesso facciamo la parte laterale sinistra, perché quella alla centrale la lasciamo per ultima. Questa Ok. parte. Saluti da Foligno, il cuore dell'Italia. Non vedo l'ora di vederla finita. E allora, fra poco sarà così. No, questa cosa io sbaglio sempre la cosa. Sarà così, ecco, quella che sarà finita. Ciao Deborah. Luisa, mi sono appena collegata. Sì, il video rimane. Noi di Parrucchierando non togliamo niente, a meno che non ci siano delle gravissime cose dietro. Oh, però no, la trovi qua e lo trovi anche sul nostro canale YouTube. Saluti da Catania, ciao da Padova. Dove trovi quei stuzzicadenti giganti? Chiede Salvatore. Allora, questi non sono gli stuzzicadenti, ma sono praticamente dei ferri per fare le calze, che sono difficilissime da trovare. Però si possono anche usare ponendo gli stuzzicadenti, no, gli stuzzicadenti, Quelli scusami, per il gli mangiare. spiedini di legno. Sì. Il problema, soprattutto in una acconciatura come questa, che è molto laccata, è che lo spiedino di legno è poroso, pertanto quando metti la lacca corri il rischio che assorba molto, poi quando lo togli si spappano i capelli, mentre invece con questo no, hai la possibilità poi di lavarlo di volta in volta. Ok. Ragazzi, consiglio merceria sotto casa anche perché quando saranno aperte dobbiamo dare una mano a tutti i negozi italiani. Evitate di comprare, evitate di comprare poi da altre parti. Magari arriva dalla Cina o per dire la Cina, ma da qualsiasi paese estero, insomma. Negozio sotto casa, possibilmente. Ciao cara, saluti da Agrigento. Allora, intanto ho 19 anni, penso di essere il parrucchiere più giovane della diretta. Ha iniziato quando aveva 16 anni. Spero che un giorno di assistere dal vivo, magari uno dei tuoi corsi. Per il momento ci accontentiamo, saluti da Bari. Quindi, anche la nuova Bene. generazione ti segue, vedi? Beh, sono quelli là che hanno bisogno di più informazioni, no? Sì. Tra l'altro, non l'ho detta. Ornella dice che la sua acconciatura sta venendo talmente bene, oppure la tua non capisco, che anche la pupette sembra felice, un'eleganza unica. Di nuovo ti fanno i complimenti professionalmente, è anche molto umile. Le trecce sono state fermate con un elastico da bitonto? No, ma ti aiuto io, guarda, in questa cosa qua, non sono state fermate con l'elastico in fondo. Da quando ti conosco, Mauro Guzzo ha ripreso l'amore per questo tipo di acconciature. Ah, bene, te l'ho messo quello che Alexander ha trasmesso a me. Certo, Ah, questa è una domanda carina. Paola Stile, listino per fare queste acconciature. Quindi un'acconciatura così, su un negozio, io non parlerei di prezzo in assoluto, ma diciamo quanto prendi in percentuale tra un'acconciatura e una piega normale questa in più? beh, guarda, poi onestamente parlo, non ha detto i lavori, tra virgolette, Facciamo nel senso che 100 per dire un prezzo, no? 100 è un'acconciatura normale, un'acconciatura, una piega normale. Questa, fatta al sì, negozio. così, facciamo 100 come dare un'idea. Sì. Beh, Questa quanto possiamo metterla? diciamo che questa qua, un lavoro fatto a domicilio per una sposa e compagnia bella, potrebbe costare dai 300 ai 500 euro. Ok, se, fatto 100, In linea quindi di dalle 3 alle massima, prezzo 5 volte standard, il poi vostro se ne prende prezzo. più o meno. Sì, no, l'uscita è tutto quello che è. Fatto 100, andiamo tra i 3 e i 500, poi chiaramente dipende dal salone, eccetera, eccetera. Un saluti da Ponti sul Mincio, Mantova, è favolosa. Ciao da Conosco. Napoli, grande officella.
Anna Esposito ti fa i complimenti perché la sua titolare, che è Chiara Breda, anche lei è molto pulita e dice: Wow, devo approfondire di più questa tecnica, grazie per questo video. Sei il top maestro. Ciao da Alghero. Un saluto da Mazzara. La prima volta che ti vede all'opera, Paola Riolo, e adesso che ti ha visto non vede l'ora di partecipare a un tuo corso. Ah, bene. Ti saluto. Allora, a quanti anni hai iniziato ad acconciare? Bravissimo, saluti da Bassano del Grappa. Da bambino, no? Mi sembra. No, credo che voglia sapere anche la metà a questo punto. Sì, sono tantissimi anni. Ma da giovanissimo, vero, tu? Ho avuto dei grandi maestri, può dire. Ho avuto dei grandi maestri che ho imparato moltissimo. Devo recitare uno che mi fa molto piacere, che era un mio grande amico, Lino Russo, con cui abbiamo collaborato insieme per tanti anni. Quindi Lino Adesso Russo. non c'è più. Ok. Sì, adesso non c'è più, Allora. però. Andiamo, allora, beh, ragazzi, se Lino Russo ci ha regalato la picella, mandiamo un po' di cuori, cliccate su, vediamo quanti ne arrivano. Spero di poter dire che tutto quello che abbiamo fatto, anche insieme, devo dire, per carità, con tutto il rispetto per Dino, abbiamo fatto le cose insieme. Però mi fa piacere sentir dire da qualcuno che io sto cercando di portare avanti quella che era anche un po' la sua filosofia. È una persona che io volevo molto bene, devo dire la verità, più che artisticamente. Guarda, Questo intanto, tu non li vedi dice. online, ma come abbiamo chiesto di mettere i cuori, ne stanno arrivando a centinaia, sono 200 e passa adesso a memoria di Lino Russo. Allora, Luca Annone dice: Mi pento che 20 anni fa non accettai la proposta di lavorare con te. Sei un grande, sei un vero maestro. Luca Arnone. Ah, spero che se ne sia Eh sì, no, lo dice. pentito. Raffaella De Rosa, ciao. Il video resta sulla pagina, sì, rimane sulla pagina e anche sul canale di Parrucchierando su YouTube, così lo puoi guardare con calma. Grazie mille, complimenti. Ciao da Fossa Cesia, non so dove sia. Ciao Giulia. Dove trovi tutti i tuoi accessori che metti nelle acconciature? Beh, adesso me ne faccio vedere qualcuno, così magari li possiamo anche commentare. Qualcuno me lo faccio anch'io. Paolo Stile sembra di tornare in accademia. Buongiorno da Napoli. Lino Russo, ti saluta. Beh, sarà un Ma modo di no, mantenere. è Maria Carmela che dice Lino Russo, punto esclamativo, lo saluta. bellissimo, complimenti. Complimenti da Roma. Marchese Francesco, anche lui, Lino Russo, un suo grande maestro. Tanto Chiara Breda risponde ad Anna che l'aveva detto che era la sua titolare, che però ti fa i complimenti, dice che sei bravissimo. Grazie. Bravissimo. Grazie soprattutto a te che in questi giorni allieti le nostre giornate. Vabbè, grazie a voi tutti, alla comunità, perché Procreando è il contenitore, ma se non ci siete voi che mettete i contenuti, noi facciamo quello che non sarebbe niente, ecco, ragazzi. Quindi. In primis, grazie a tutti voi. Provincia di Chieti, grazie mille. Allora, Ornella ritorna. Allora, volendo, se la coda fosse posta più in basso, le trecce potrebbero essere posizionate anche verso la parte alta della nuca? Sì, perché no? Perché no? Perché no? Loro devono sposare la tecnica, poi è chiaro che ognuno di noi ci mette la fantasia propria, pertanto, se no sarebbe un copia e incolla che non piace sicuramente a nessuno. Bene, io la parte finale, la parte di dietro l'ho finita. Cerco di zoomare, ragazzi. Ok, così lascio la pulita. Intanto.
Ok, sì, così prende la luce giusta, giusta, tra virgolette. Ok, si vede, ragazzi? Ok, e qua siamo nella parte davanti che abbiamo lasciato. Ok, sì, è meglio sempre che la tieni dall'altra parte, che di là abbiamo la luce giusta, cioè la parte dietro, la parte dove stai lavorando stai dalla parte opposta. Adesso tu sei a destra, metterti a sinistra. Vabbè, questo l'abbiamo fatto, quindi passiamo alla parte. Volevo prima risponderti per quanto riguarda quella signora che diceva gli accessori devo Sì. ripeterlo. Allora, per esempio, quelli là che userò adesso sono per dare un effetto sposa, questi. Ok, sì, mettiteli pure davanti alla tua maglia. Li Mettili davanti alla tua maglia perché sei nero e si vede bene. Ok, sì, perfetto. prendo su un sito che costano pochissimo, ci metto un sito cinese chiaramente, AliExpress, se posso dirlo. Ok, quindi ragazzi, È costato pochissimo, tipo 1,50 € l'uno. però se c'è qualcuno dall'Italia che li fa, ragazzi, cerchiamo di favorire chi è in Italia. Allora, complimenti, bellissima. Ciao da Alghero, grande Ciro. Ok? Mettili sempre davanti a così si vede. Perfetto. Ok? Sì. Questi invece sono quelli là che faccio io. Quest'altro. Ok. Ma li fai, li vendi anche? Sì, no, no, non li Ah, vendo, li no, li uso fai per. solo per te. Sì. Devi fare il corso per come farli. Beh, certo, potrebbe essere un buon business. Ok, complimenti maestro. Un saluto da Schivo. Dio, cos'è V? Non so se è Vicenza. Altri, per esempio, invece questi, uno di questi è questo. Non sono altro che io, questi aggeggi li compro nei negozi di fornitura per le scarpe. Queste praticamente li mettono sui sandali, noi in estate, sulla fascia, no? Io li utilizzo, poi dietro faccio un po' una sorta d'asolo dove inserire la molletta e la metto in testa. Anche Ok. questo è un bottone. Insomma, sono tanti, eh. Bene, passiamo alla Andiamo parte di. avanti, intanto mi ringrazio che sto facendo da tramite. Buona giornata da Taranto. Brigitta Masek, excellent, quindi penso che sia meravigliosa. Il Passiamo alla posticcio parte che hai davanti. utilizzato di che grandezza è? Cosa? Il posticcio che hai utilizzato di che grandezza è? Non era un vero e proprio posticcio, era un po' di crespo, un po' di questo qua, vedi? Ok. Questo non è altro che il posticcio, quelli là fatti di garza, così, tutto quanto sciolto. E io li utilizzo a seconda della misura che voglio fare. Quindi non restano più rotondo, lo sciolgo tutto quanto e poi a seconda del volume che voglio dare, lo prendo. Il volume che ho usato adesso era questo più o meno. Ok, quindi le trecce arrotoli la punta e le fissi sotto il posticcio. Certo, che ti danno volume, nello stesso tempo ti danno la possibilità di poter inserire bene, bene le mollette dentro, no? Ok, passiamo alla parte di frontale, cotoniamo un po' con la radice. Tanto Mariella Sipala dice: grande maestro, ho avuto il piacere di fare dei corsi all'inizio tramite il signor Alfio Lanzafame. Ok. Oh, il mio amico Gaudio, caspita. Dice: le tue tecniche sono intramontabili. Grazie. Raffaele, complimenti, molto bella l'acconciatura e molto belli gli oggetti che utilizzi come accessori. Grazie, grazie. Allora, questa è la prima sezione.
Dici un po' così lo potete vedere meglio come va. Sì, no, io vedo bene. Ok. Stiamo andando, ragazzi, a fare questa qua. Comincio poi ad allargarla. Comincio anche a dettagliarlo un po', pian piano. Vedete, metto la lacca anche sotto la parte, in modo che quando i capelli poggiano sopra, restano attaccati. Rossella dove prende la lacca? Sta utilizzando una lacca di Schwarzkopf. I capelli della Pupette sono 100% naturali, sì, erano di alta qualità, sì. E aggiungo che l'hai lavata ieri per essere oggi in condizioni, diciamo, ideali. Spatafora dice che ha fatto il corso con te a Crotone e non vedo l'ora di farne altri e ti aspetta a Mariuzza Garofalo. Ah, ti riconosco, mi ricordo bene. Ah, io devo stare a Cotone, no, fine aprile. Non so se riusciamo a farlo. È Comunque. difficile, mi sa che è difficile. Penso pure Dai, a maggio siamo, se siamo tutti bravi in casa, a maggio ce la facciamo, ragazzi. Ok, dopo facciamo ruotare la pupette così vedete bene, a parte che dovrà fare anche la ciocca che è davanti, quindi non vi preoccupate. E infatti dice, forse è meglio girare perché così si vede meglio. Dopo rifarà la stessa cosa. completamente più rilevante, per questo non mi giro, poi dopo lo posso far vedere. Adesso mi giro e lo faccio vedere. Allora, perché poi vedete è un po' difficile Eh lavorare sì, sennò tutta l'aria. andiamo Io super lunghi. praticamente ho fatto la prima ciocca, vedete, ho sezionato un po'. Ho dettagliato più la ciocca per non farla vedere compatta, poi mi sono girato un po' con la mano e sto creando un po' di volume qui su questa parte che rifinirò dalla parte centrale dove è rimasto questo vuoto. Ok, sì, bisognerebbe alzare il telefono, però. Dai, però si vede, ragazzi, siamo così artigianali in casa, a distanza. Dov'è che sei? Non l'abbiamo detto forse. Dov'è che stai adesso in casa tu? Ciro, Dove dove sono? sei adesso? A Napoli? A casa, in salotto. No, ma dove? La città Napoli? Ok, Ah sì, Napoli, Vomero. Vomero. Napoli. Ecco, quindi pensate che lui è a Napoli, io sono a Milano, il segnale arriva attraverso Skype, viene messo dentro in un computer, rimesso dentro un altro software che si chiama ICAM, passa attraverso un telefono e viene rimesso su Facebook. Quindi è un po' complessa la cosa per cercare di farvela vedere. Allora, Ornella, il risultato è molto fine e elegante. Il gioco delle sporgenti rentante gioca con la luce. Complimenti, davvero. Anna Si Esposito, vede, io sì. faccio un po' per far vedere meglio. Ok. Anna Esposito, un video in cui crei oggetti per uso per la tua conciatura e vedremo di organizzarlo. Sì. Beh, io in passato ho fatto tantissimi video, eh. Io ho cominciato con i video proprio. La tua forza sta nel non stancarti mai, dice Franco Lobriglio. Beh. Ma questo è dovuto alla passione, soprattutto, diciamo la verità. Se non c'è passione su questo lavoro, c'è poco da fare. Mirella infatti dice quanto è bello vedere l'amore che si mette nel vostro lavoro. Un saluto da Pergine, non so dov'è Pergine. Armando. Vito Lupo, grazie mille, maestro, uno prende piccoli spunti per fare l'acconciatura e sei grande. Infatti, ecco, la cosa bella di questo video che stai facendo è che ognuno poi potrà personalizzarlo come vuole, anche se non replica perfettamente la cosa, potrà utilizzare una parte su Ma altre cose. certo. Mai copia e incolla, eh?
Melissa si è incantata a vederti. Che vedo un po' di andare indietro. Ciro voleva mettere un po' di musica, ma è colpa mia, gliel'ho impedito perché sennò le royalty di Facebook poi ci chiudevano la diretta e quindi sarebbe stato un po' più di intrattenimento. Però la musica la potete accendere voi che intanto che ascoltate, che guardate. Mirella Treno, sarà Trento. Treno si trova a Pergine. Allora, mi sono appena collegata, non vedo l'ora di vederla dal principio, sembra davvero interessantissima. Sì, ti confermo che è davvero notevole e la potrai rivedere anche sul nostro canale YouTube. Sì, allora ecco, Trento era Mirella. Ok. Questi correttori, anche noi stessi ogni tanto scriviamo i titoli e ci sbagliamo. Sono previste delle date dei corsi a Napoli, erano previste, però è stato tutto, diciamo, messo in stand-by, cancellato no, in stand-by sì, e bisognerà fare una ristrutturazione del calendario, però andate sulla pagina di Ciro Picella Education e quando daranno il via metterà sicuramente le nuove date, giusto Beh, Ciro? posso dire che quella là di Napoli penso che si farà perché è la fine di maggio, per cui Ok. speriamo di farcela. Fine maggio quando? Fine maggio, e adesso la data Ah, non me ok. la Vabbè, ricordo. tanto sulla tua pagina, Ciro Official Mi Education. sembra l'ultima settimana di maggio. Ok, Ciro Official Education, trovate la data del corso. La parte dietro delle onde, dove la blocchiamo? Rossella Quarta. Qual è la Dove? parte di... Sì, diciamo le tue trecce, poi dov'è che le hai bloccate? Nel posticcio. Nel posticcio. Grazie mille da Palermo, Mirko Bada, che hai scritto in maiuscolo, che è un po' come urlare, quindi prossima volta scrivi se in minuscolo. Comunque, come dice appunto prima, è un modo per prendere spunto per poi fare anche delle creazioni personalizzate. Un saluto da Vibo Valentia, mi sa che sarà spostato il corso, ma forse no, dai, fine maggio ce la facciamo. Un po' siamo fiduciosi. No, c'è da dire che ce n'era un altro, vivo a Valencia a metà aprile, ma penso che No, non ce la facciamo. metà aprile sotto Pasqua sarà davvero difficile. Ok, allora continuiamo qua con la parte di dietro, in giro. Ho bisogno di un po' di lacca. Ok. No, Rossella dice si riferiva alle onde del ciuffo, dove le hai bloccate. Le onde del ciuffo, Sì. le ho bloccate sulla contornatura che ho fatto alla radice, per ora, momentaneamente. Ma adesso laccherò tutto e finirò di bloccarle con le forcine. Ok. Usi soltanto forcine, che si è collegata adesso, Giovanni Colasante? No, No. no. Io uso di tutto. Tutto ciò che può essere utile al fine di fare una cosa buona, io lo prendo in considerazione. Ha usato anche dei ferri delle calze che derubati al punto croce. Manuel, anche lui, fammi sapere le date che vuole partecipare. Ciro Apicella Education quando sarà. Tutte quante sempre sulla mia Nel pagina canale. troverete le date che Esatto. saranno aggiornate visto che in questo momento non sono in Sì, grado di dare diciamo una data che specifica. oggi diciamo che questo non vuole essere uno spot per te, infatti tu mi hai raccomandato che ci tenevi, no, voglio fare una cosa per i parrucchieri e poi se vorranno andranno sulla mia pagina e altre cose, però oggi siamo qui a tenergli compagnia e a fargli imparare un po' qualcosa di nuovo o a ripassare cose che già sanno. Certo.
Chiara e style, un'acconciatura bellissima. Tra l'altro vedo nel suo profilo, eccolo qua, un lavoro anche lì di mille e mille trecce. Beh, diciamo che noi abbiamo utilizzato la tecnica delle trecce, però qua di trecce non c'è niente, alla fine. Tu non sei un addetto ai lavori, ma chi ci vede No. sa che non c'è niente di treccia poi alla fine, non si vedono le trecce, si vede tutt'altra roba. No, io dicevo che lei aveva nel profilo un'immagine di un lavoro molto articolato con le trecce. Filippo Currieri, molto bravo, complimenti. Ancora Pompeo, il video rimane, o viene rimosso subito? No, rimane, lo trovi anche sul nostro canale YouTube, come tutte le dirette che facciamo le mettiamo sempre sul canale YouTube di Parrucchierando, che lì è più facile ritrovarle, perché in Facebook dopo 4-5 giorni, siccome mettiamo un sacco di post, si fa un po' fatica ad andare indietro, poi c'è la cache del telefono che non ricarica, o anche del computer. Quindi canale Parrucchierando trovate tutto, ragazzi. Sì, Raffaele, avevo capito, resta. Buongiorno da Padova. Complimenti vivissimo anche Patrizia. Allora, vedo un po'. Ci sono 300 like, 400 cuori, una persona che sorride, 5 un po' appassionate. Ce ne sono 3 arrabbiate. Non so perché le abbiamo fatte arrabbiare. Non lo so. 3 arrabbiate, vabbè. La vita è bella per più fare. Elisa, grazie maestro. Spettacolare, complimenti da Manuela. Bellissima, complimenti da Nicoletta Battaglia. Okay, stiamo andando un po' lunghi perché io l'ho fatto parlare e poi vabbè, le condizioni di lavoro sono un pochettino complicate, ragazzi, però un minimo di pazienza. Ok, Bene, io avrei finito. vediamo un po' di fartela. Allora, aspetta un po', ce l'hai lì e vado a prenderti, allora grande lui, e vado a prendere anche il risultato che avevamo messo all'inizio, che è questo qua. Ok, aspetta che lo sposto. Direi che ci siamo. Tu avevi dubbi, che dicevi, non ho la testina giusta, non ho tutto quello che serve. Anzi, sai che ti dico? È meglio la testina quasi della foto di riferimento. Questo è un bel complimento, ti ringrazio, caffè pagato. Un sospeso, dite voi, giusto? No, sospeso si dice da voi quando c'è un caffè pagato. Quello lo lasciamo sospeso per la povera gente che non può permetterselo. Non è il caso nostro, per fortuna. Ok, Maria Beneventi, buongiorno, sono appassionata di acconciature e sono tanti anni che faccio questo lavoro, non mi annoio mai di seguire, specialmente quando si capisce che c'è tecnica e passione per chi li esegue. Ciao Maria. Queste ciocche le hai fermate con forcine e ferretti? Ok, bisogna ripetere come ti dicevano perché si collegano man mano, quindi rifacendo velocissimamente il percorso. Quindi fai un recap di tutto. Sì, certo, come no. Ho fatto una sezione sulla parte della riga, una sorta di triangolino che ho messo da parte. Ho incominciato col cotonarmi questa parte qua della sommità per dare quel tantino di volume che mi tolga quel piattume che c'è solitamente con le testine. E ho tirato una coda sopra l'osso occipitale, qui. E Ok. questa coda l'ho divisa in 5 porzioni, uguale o quasi. Di queste 5 porzioni ho creato 5 trecce a 3 fili, cioè la treccia alla francese normale, che ho aperto a forma di petali, sempre di numero pari. La ho laccata per bene, chiuso con un becco d'oca, vedete, potete vedere qua, in questo modo. L'ho fatto seccare tutte quante e poi dopo l'ho postato. L'ho postata dietro, cominciando dalla parte mia sinistra, per coprire questo lato, un altro dalla parte di destra per coprire quell'altro. Dei due semicentrale più la centrale, e il risultato è questo.
Ragazzi, tutti guardati, bellissima, anche più bella. Infatti, vedi, anche Patrizio dice che è anche più bella della foto, sofisticata e straordinaria, un'opera d'arte. Il maestro. Meno male, ci miglioriamo col tempo, va. Ok, Antonella dice: hai parlato di Pivot Point, eri educator in accademia? Sì, o anche su internet ne trovo sicuramente, ma ce ne sono tante, No, sì. no, dicevi se tu eri un educator in un qualche accademia. No, Ok, no, 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 no. complimenti, è Io le bellissimo. compro da un grossista, cioè da un grossista, dal signore che le vende qui a Napoli, che è uno che sta qui. No, penso che lei si riferisca ai termini che hai usato, che nel senso che diceva se tu eri, hai lavorato per accademie per insegnare questo tipo di acconciature. Sì, ho lavorato per Sì, un'accademia, certo. non con PowerPoint. Io Spettacolare. lavoro un po' con tutti, non ho delle aziende, sono molto free in questo caso. Spesso mi capita, anzi, molto spesso mi capita di lavorare per le aziende, però faccio Sì, giusto quel poco necessario, anche perché l'azienda non ha molto interesse a fare i corsi di acconciatura, tra virgolette, perché loro vogliono il taglio, il colore e compagnia bella. L'acconciatura non dà molto ad un'azienda, però è di complemento per la formazione dei parrucchieri clienti. ok. Pertanto farò 4-5 cose all'anno per determinate aziende, di volta in volta Quando cambiando. ti Pertanto chiamano? mi tengo libero. Esatto. Ancora, intanto io sto facendo passare tutti i messaggi, miglior maestro d'acconciature del mondo, bravissimo, spettacolo, bellissima, stupenda. Vabbè. Il posticcio sotto la coda, sì, giusto? Ok, bellissimo. Faccio vedere che è questo, più o meno. Aspetta che devo spostare la... Se, no, no, devo spostarti io l'inquadratura. Ok, sì. Che non è altro che un po' di crespo avvolto e poi fissato ai lati. Le Ok. 5 code vengono fissate sopra questo crespo. Questo qua. Perfetto, dai, abbiamo fatto, ragazzi, un'ora e mezza che è passata che sembravano 10 minuti, almeno anche io che non sono, diciamo, dell'addetto ai lavori per quanto riguarda parrucchiere, perché non sono un parrucchiere, mi sono appassionato. Grazie Ciro di essere stato con noi, di aver regalato a tutti Ma questa grazie a opportunità. voi, sono veramente contento. Spero ci sia ancora un'altra occasione, magari per proporre delle altre cose. Sì, Beh, io sono vediamo, qua. vediamo di organizzare un po'. Intanto, ragazzi, intanto scrivete le domande, poi Ciro, magari tu passi, dai una risposta ai vari commenti che ci sono scattati nel post. Comunque, Certo. la sua pagina è Ciro Apicella Education, mettiamo il link e il video lo ritrovate, come abbiamo scritto, sul nostro canale Parrucchierando di YouTube, ma lo lasciamo anche qua, così ve lo potete guardare con calma. Grazie a tutti, vi auguro un bellissimo pranzo, spero, e ci vediamo Ciao, presto. Ciao ragazzi, ciao. speriamo che tutto vada bene. Ciao Ciro. Ciao.